progetto di vita di Fedez è molto serio. Ecco di cosa si tratta e come ha deciso di cambiare tutto dopo l'addio a Chiara Ferragni. La direzione che sta prendendo la vita di Fedez, dopo l'addio a Chiara Ferragni, appare più chiara che mai. Il rapper ha condiviso un nuovo progetto di vita, qualcosa di decisamente serio, che mette in luce la sua nuova realtà. Ecco di cosa si tratta. Fedez, dopo l'addio a Chiara Ferragni e la fine di un matrimonio che sembrava da sogno, appare completamente cambiato. Dalle feste internazionali, ai locali della movida milanese, il rapper ha ormai iniziato un nuovo percorso di vita che punta solo su se stesso. Oggi però ha voluto condividere il risultato di un progetto molto serio e importante, dimostrando che oltre al divertimento, ha altro a cui pensare. Ecco di cosa si tratta. Fedez e il progetto di vita, serio, dopo l'addio a Chiara Ferragni. Il segnale è chiaro. Un'attenzione mediatica e social nei confronti di Fedez e Chiara Ferragni, che spinge in molti a chiedersi come i due stiano riprogettando la loro vita. Al di là delle vicende sentimentali, però, Fedez ha avuto anche il giusto piglio per ricominciare con progetti che puntano a riabilitare la sua immagine. Leggermente leso in modo indiretto dallo scandalo Balocco, quindi dalla finta beneficenza, il rapper ha mostrato i risultati importanti della sua associazione filantropica. Di recente, il rapper ha condiviso su Instagram una foto, in cui mostrava un bene confiscato alla camorra organizzata e poi restituito alla comunità. Ha poi taggato la Fondazione Fedez e l'Associazione Andrea Tudisco. Oltre all'immagine appare anche la didascalia con su scritto: progetti belli che prendono vita. Ma di cosa si tratta? Non tutti sanno infatti che Fedez nel 2022 ha presentato la sua fondazione filantropica basata sui pilastri di solidarietà, sociale e pubblica utilità. Non solo musica per il rapper che, dopo la malattia e l'intervento al pancreas per un tumore, ha ideato il progetto. Si tratta di una realtà filantropica senza scopo di lucro alla quale il rapper ha dedicato molte energie e in cui ha creduto fortemente fin da subito. Mentre ero in ospedale ho avuto modo di pensare a tante cose da fare. Una volta dimesso mi sono messo subito al lavoro. Non vedo l'ora che prendano vita, ha scritto su Instagram il giorno in cui l'ha presentata a tutti. A quanto pare, il giorno in cui la fondazione ha preso vita è arrivato e infatti Fedez ha condiviso il primo risultato importante con tutti i suoi followers. La realtà filantropica opera attraverso il sostegno a progetti a favore di categorie fragili. L'impegno riguarda soprattutto i minori, le minoranze, persone indigenti e malate o emarginate. La fondazione di Fedez affianca numerosi progetti e sostiene anche settori della musica e in generale dell'arte e dello sport.